Buona giornata. Provate ad immaginare questa scena. È passata la mezzanotte. Siete a letto. Sapete che dovreste spegnere il telefono e provare a dormire, ma non riuscite a trovare una via d'uscita da quella spirale negativa di cattive notizie. Succede a tante persone, che sia sul web, sui social media o attraverso app di news, non riuscite a fare a meno di leggere le terribili novità sulla guerra in Ucraina o sulla guerra tra Israele e la Palestina, oppure notizie sulla crisi ambientale o sui crimini che avvengono quotidianamente nel nostro paese, o su tutto questo e molto altro ancora. Sebbene l'atto di scorrere continuamente il feed dei vostri profili social o navigare sul web ed essere travolti da un torrente costante di cattive notizie non sia nulla di davvero nuovo, questa pratica ha ricevuto maggiore attenzione negli ultimi anni, al punto che ora ha perfino un nome: doom scrolling. Doom scrolling, cioè l'atto di trascorrere in modo compulsivo, eccessivo, quantità di tempo sullo schermo per la ricerca e l'assorbimento di contenuti negativi, deprimenti e preoccupanti. Se vuoi abbandonare questa brutta abitudine, ti offro due consigli. Il primo consiglio per smettere è riconoscere l'esistenza del problema. Avendo la consapevolezza di star cercando ossessivamente cattive notizie online, si può decidere di fermarsi e dedicarsi ad altro. Il secondo consiglio è quello di dedicarsi alla lettura di buone notizie. E se vogliamo essere onesti, le migliori notizie le troviamo nella Bibbia. Stamattina quindi voglio meditare una buona notizia che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 ai versi da 28 a 30 e sono parole che Gesù ha pronunciate e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Gesù stava invitando coloro che nella società erano i più oppressi, coloro che erano stanchi dell'ingiustizia, coloro che non ce la facevano più ad essere in balia dei potenti, coloro che non ne potevano più di una religione che non favoriva una crescita nel loro rapporto con Dio. Insomma, Gesù stava invitando proprio i più sofferenti della società a cercare riposo in Lui. Anche se Gesù era il re, non avrebbe messo un giogo, vale a dire uno strumento utilizzato per l'attacco dei bovini, su di loro per obbligarli ad ubbidirgli. Egli li invitava a prenderlo volontariamente, ponendo la propria fiducia in Lui e scoprendo che quel giogo sarebbe stato dolce e il carico sarebbe stato leggero. Gesù in questo verso promette agli uomini del suo tempo che li avrebbe accompagnati nella loro vita, sarebbe stato vicino a loro in ogni momento e lui stesso li avrebbe aiutati a portare i carichi che la vita avrebbe messo sulle loro spalle. Quelle parole di Gesù sono valide ancora oggi. Quanti di noi sono stanchi, oppressi, di alimentarsi continuamente di brutte notizie? Quanti vorrebbero vedere la pace e la giustizia? Quanti sono stanchi della prepotenza e dell'ingiustizia che regna in questo mondo? Se siamo ricettivi alla voce di Dio, prestiamo ascolto e andiamo verso di Lui. Quel Re che ha dato la sua vita per noi è il medesimo che ritornerà per rimettere le cose a posto. Andiamo a Lui oggi e troveremo finalmente riposo per la nostra anima. Dio vi benedica e buona giornata.